L'8 marzo è la festa internazionale della donna, è un momento di gioia ma anche di riflessione. Dobbiamo chiederci quale ruolo ha la donna in tutto il mondo e se siamo in grado davvero di affermare le nostre personalità liberamente. Io credo che ci sia ancora molta strada da fare, ma che tutte insieme riusciremo ad arrivare al traguardo. Mi piacerebbe celebrare la festa delle donne come momento in cui noi donne diciamo ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto l'obiettivo reale e concreto che è quello della pari dignità e delle pari opportunità delle donne. E proprio per questo credo sia fondamentale adottare ogni politica utile per far sì che questo obiettivo si raggiunga e quindi a partire dalla garanzia del diritto della maternità e quindi per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle donne. Perché sia un 8 marzo tutti i giorni, perché tutti i giorni noi donne abbiamo bisogno di poterci realizzare, se lo desideriamo, nel mondo del lavoro e anche se lo desideriamo come mamme, con servizi, strumenti finanziari e anche strumenti di agevolazione e di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata come il part-time. 8 marzo tutti i giorni perché tutti i giorni la voce delle donne sia anche più rappresentata nel mondo della politica. Il mio messaggio è quello di valorizzare la donna un po' di più, ma soprattutto vorrei rivolgere un messaggio alla donna che riesca a recuperare il suo ruolo nella società, un ruolo che riguarda la famiglia, il ruolo che riguarda la sensibilità e quell'audacia che ha sempre distinto la donna in certe difficoltà. E rivolgere anche agli uomini che le donne non vanno trattate come giocattoli con cui divertirsi e neanche come colf o peggio ancora come schiave. Il mio è un augurio a tutte le donne che sono il perno, il centro della nostra nazione perché sono il centro delle nostre famiglie. Sia che una donna sia anche al lavoro in un ufficio o che stia a casa a seguire la famiglia è sempre al centro. Bene, che oggi si goda questa festa perché se tutto quadra a fine giornata è perché dietro le quinte c'è stata una donna che ha provveduto affinché questo avvenisse. Nella giornata internazionale della donna è solito rivolgere un augurio a tutte noi, ma è ancora più importante ricordare quanto sia importante seguire questi auguri con delle azioni concrete, perché è importante ricordare quante siano le conquiste effettuate fino adesso, ma quali siano ancora quelle da fare in ambito sociale, politico, economico e lavorativo. Un giorno sarà ancora più bello scambiarci gli auguri quando effettivamente pari opportunità e diritti saranno conquistati. Noi donne non siamo necessariamente più buone o migliori degli uomini, però abbiamo una caratteristica profonda che ci definisce, che è quella di essere generative. Noi diamo la vita e la custodiamo, la proteggiamo. Da questo essere generative è nata anche l'idea di fare la piazza dei mestieri per aiutare molti ragazzi a trovare una strada. Per farlo, ovviamente sono partita dal mio essere generativa, ma ho avuto bisogno di sostegno soprattutto nel momento in cui sono diventata mamma, perché è il momento in cui noi donne viviamo un momento di fragilità se non siamo aiutate. Quindi un messaggio alle donne, continuiamo a essere così generative, a dare la vita, a custodirle, facciamoci aiutare nei momenti più complicati. La strada per la conquista dei diritti delle donne è ancora molto lunga e piena di difficoltà, nella vita politica, sul lavoro, insomma nella vita di tutti i giorni. Per questo una sola giornata non basta. Dobbiamo impegnarci ogni giorno per conquistare quello che ci spetta di diritto, tutti insieme verso lo stesso obiettivo. È un momento dedicato alla riflessione sulle conquiste economiche, politiche e sociali della donna. La donna ad oggi ha acquisito posizioni di spicco, le acquisite con uno sforzo doppio rispetto all'uomo. Ad oggi la donna ha acquistato molto, ma molto rimane ancora da fare. L'8 marzo è la festa mondiale della donna, una giornata da celebrare, ma soprattutto una giornata che ci deve invitare a riflettere molto. Si celebra la donna a 360 gradi, dalla donna mamma, la donna figlia, la donna lavoratrice, la donna che lotta tutti i giorni. Quindi deve essere un momento che deve invitarci a riflettere, sia per noi donne libere, ma purtroppo anche per tutte quelle donne in tutte le parti del mondo che combattono ogni giorno per vedere finalmente realizzato il proprio valore di donna.
A noi donne è stato affidato il compito di custodire il bene più prezioso, l'infanzia, tramite strategie integrate che mirano per i nostri bambini e per le nostre bambine al raggiungimento del benessere psicofisico, alla conservazione dello stato di salute e ad un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria, in cui tramite la valorizzazione delle differenze si possa raggiungere l'uguaglianza. Dedico quindi la giornata dell'8 marzo a quella che è la trasformazione del mondo tramite il raggiungimento della parità di genere, tramite l'emancipazione delle donne, mediante processi di protezione sociale e di solidarietà inclusiva che possano permettere alle donne in modo armonico di essere donne, madri e professioniste. L'8 marzo è un momento di confronti, di riflessioni su quanto è stato fatto a sostegno delle donne nei vari ambiti, a contrasto di ogni discriminazione e violenza nei confronti delle donne. Sicuramente oggi, alla luce di quella che è l'emergenza coronavirus, il mio apprezzamento è rivolto a tutte le donne che nei vari ambiti, le donne medico, le donne che operano nell'associazionismo, nel volontariato, le donne che fanno parte delle forze dell'ordine, le infermiere, stanno svolgendo a sostegno e soprattutto in un momento di grande emergenza.